Valentina, cominciamo questa breve chiacchierata partendo dalle parole con cui sul sito dell'Associazione Nazionale Famiglie Numerose voi vi presentate. Voi siete quelli che non entrano in una 500, che non vengono invitati a casa dagli amici perché siete troppi, che moltiplicano i seggiolini auto, i libri, i regali. Eppure voi dite viviamo con letizia, con gioia. Insomma, i grandi numeri poi non fanno così paura. No, non fanno paura. Non fanno paura se hai il coraggio di entrarci. Noi abbiamo avuto i primi tre affidamenti familiari insieme dopo 2 o 3 anni che eravamo sposati, che sono durati circa 2 anni, e dopodiché siamo rimasti a disposizione per gli affidamenti e ce ne sono stati altri 3. Velocemente dopo di loro abbiamo adottato 3 figli e adesso a sorpresa io sono incinta del 4. Che cosa significa gestire una famiglia con 4 figli? Sicuramente è molto complicato. Negli ultimi tempi si sono alzati tantissimo i prezzi anche proprio del cibo, della spesa quotidiana, quindi sicuramente è un aspetto importante da tenere sotto controllo. Dice come quadrano i conti? Non quadrano, semplicemente non quadrano. Le voci di spesa sono prima di tutto la casa, i costi della casa, che siano affitto o mutuo, e le bollette, che anche quelle insomma sono aumentate notevolmente come spese. Poi ci sono le spese scolastiche, che non sono soltanto i libri, però ci sono le gite, ci sono i materiali che si consumano, i fogli per la fotocopiatrice, la carta igienica, lo Scottex. Ma quindi come fare ad organizzarsi? Rincorrere le offerte dei supermercati, i mercatini di seconda mano, benzina alle pompe bianche, ecco. Come far quadrare i conti che tanto non quadrano? Tutto quello che hai detto, c'è un grande giro di solidarietà tra noi, nel senso che abbiamo proprio delle chat su WhatsApp, anche delle famiglie numerose, ma anche tra amiche, in cui per esempio uno dice sto mettendo via tutte le cose del neonato, maschio, invernale, a chi serve, chi è che partorisce in inverno, no? Le bollette, si sta molto attenti a verificare che sia l'operatore giusto, se è un periodo in cui bisogna cambiare operatore. La spesa? La spesa, sicuramente si guardano le offerte, bisogna stare molto attenti alle offerte perché a volte non sono offerte. Sulla spesa si sono ridotti, anzi si sono annullati completamente gli sprechi. Riuscite a risparmiare qualcosa? No, da qualche anno, non è più possibile. Le risorse si trovano quando è necessario. Così come la casa di 85 metri quadrati ti sembra piccola in 5, ti sembrerà allo stesso modo piccola in 6, non più piccola. Lo spazio reale non è quello della casa, ma è quello della coppia, del cuore, dell'accoglienza.